La quarta corsa è un confronto per 4 anni, non vincitori di 12.000 euro nella carriera. Sono in 9 al via, netta favorita Dina Spritz, numero 2, Carmine Piscuoglio per Andrea Sarzetto, la figlia di Marajà e Nebraska Jet. È la più attesa, gli avversari sicuramente Daiquiri DC con il numero 6. Tark Robin con il 5, Dr. Frank Very Nice, Dante ZS, una corsa molto aperta sulla carta alle spalle della favorita Dina Spritz. Autostart che inizia a muoversi, 1 Dylan Grad, 2 Dina Spritz, 3 Denapax, 4 Dark Robin, 5 Dr. Frank Very Nice, 6 Daiquiri DC, 7 Damalord del Sile, 8 Dante ZS, 9 Deniro Betts. Autostart che inizia a prendere velocità. Con cautela Daiquiri DC che si ritrae dal 6. Si parte con molto veloce Dina Spritz che mantiene il comando nei confronti di Denapax che parcheggia a seconda, mentre in terza posizione allo steccato rimane Dylan Grad che rientra Dr. Frank Very Nice mentre ha sbagliato Numero Damalord del 7, Sile. Damalord del Sile, E si squalificato. completano così i primi 200 metri di corsa in 14,8. Con all'avanguardia Dina Spritz nei confronti di Denapax, terza posizione per Dylan Grad, parcheggia quarto Dr. Frank Very Nice, avanti a Dark Robin, costretto così a risalire all'esterno Dante ZS 32 per i primi 400 metri di corsa, con Dina Spritz al comando e Dante ZS che prova la risalita. I 600 se ne vanno in 45 e mezzo. Guida il gruppo al passaggio davanti alle tribune, Dina Spritz, Denapax in seconda posizione. In terza c'è Dante ZS che continua nella risalita trascinandosi Daiquiri DC. Allo steccato invece Dylan Grad precede Dr. Frank Very Nice. Terza periglia al largo per Deniro Betts che precede il solo Dark Robin. C'è stato un minuto spaccato per la metà gara, ritmo sollecito quello mantenuto dalla leader Dina Numero Spritz, quattro, Dark Robin squalificato. che fa 1.14.8 il primo chilometro. Dina al comando, Dena nella sua scia, di fuori Dante ZS. Daiquiri DC in pariglia, lo steccato ancora Dylan Grad, 1.29.4 i primi 1200 metri di corsa. Dina Spritz prova ad accelerare trascinandosi sempre Denapax e Dylan Grad, mentre cala dopo arduo percorso esterno Dante ZS a metà della piegata Numero conclusiva. 9, Deniro Prova Betts, l'allungo Dina Spritz, squalificato. sposta dalla sua scia Denapax, che prova ad andare all'attacco. Dina Spritz che allunga, cerca di tenersi a debita distanza Denapax e ci riesce. Dina Spritz che nel finale vince su Denapax al terzo posto. Dylan Grad, 1.13.9 ragguaglio cronometrico, 29.3 la chiusa per il coast to coast di Dina Spritz, Carmine Piscuoglio per il training di Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Valle Falconera. Successo in percorso di testa della figlia di Marajà e Nebraska Jet, e riapprezziamo nelle immagini salvarsi dal buon finale di Denapax che è seconda, mentre per il terzo posto lungo lo steccato Dylan Grad.